Ehi Giovanni, Memovia, oggi parliamo di un argomento caldo, procrastinazione. Come e perché ci succede di procrastinare? Sarebbe bellissimo nella nostra vita iniziare e finire una cosa, cioè inizio, la faccio bene, sono soddisfatto o soddisfatta, la finisco e ne inizio un'altra, insomma una cosa alla volta. Visto che stai guardando questo, sappi che farò diverse puntate su come rimuovere i blocchi nello studio e nel lavoro, quindi se ti interessano non vuoi perdere i prossimi, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella. Ma cosa vuol dire esattamente procrastinare? L'etimologia della parola, che viene dal latino, ci dice che letteralmente significa a favore del domani. Cioè improvvisamente io divento a favore di spostare la cosa verso il domani. Di sicuro ti è capitato nella tua vita di sentire un po' le batterie scariche, di essere in blocco di fronte a un esame difficile o nella ripresa dallo studio. Oppure hai detto come nelle diete, da domani spacco tutto, mi prendo la rivincita, recupero 10 esami, un obiettivo irrealistico, mega obiettivo, che poi ha visto la tua motivazione calare. Perché? Perché l'esame è difficile e quindi magari hai ripiegato su esami più semplici, perché gli impegni sono riusciti fuori e quindi per te è diventato sfidante integrare e hai dovuto fare delle scelte. Perché hai iniziato a sentire fatica, paura, paura per la strada da fare e anche questo non è stato molto motivante. E poi perché hai iniziato ad avvertire dentro di te delle ansie e delle paure. Tutti questi sono segnali di allarme, i blocchi, i rimorsi per aver rimandato o mollato, la colpevolizzazione, dovevo studiare di più, la tristezza e poi le tasse universitarie che aumentano per i fuori corso. Insomma, non è come ce lo siamo immaginato, avevamo un'identità ideale di persona, di successo e invece ci ritroviamo a essere inconcludenti. La verità, questa situazione potrebbe non cambiare, ma non c'è niente di male in questo e poi oggi hai un'enorme fortuna. Io sono il dio della procrastinazione. Iniziavo da bambino 3 libri e non ne finivo neanche uno. Mi veniva la voglia di leggerne tanti contemporaneamente, già i miei insegnanti si erano accorti che ero inconcludente. Sono stato capace di lasciare all'ultimo tutti gli esami più grossi alla prima laurea. E poi la lingua batte dove il dente duole. La mia compagna dice continuamente che ripeto questa parola almeno in ogni video, almeno 3 o 4 volte al giorno. E poi pensa che ho rimandato per 10 anni prima di scrivere il libro che è su Amazon in questo momento e ci è voluta la quarantena per costringermi a farlo. Ho provato tante cose per evitare di procrastinare, le regole dei 5 secondi, la tecnica del pomodoro, tutte cavolate, soluzioni superficiali che anche tu hai provato probabilmente e non hanno funzionato. Non credere a me, prova a chiedere sui social e le persone ti diranno tutte la stessa cosa. La verità è che per capire come mai procrastinavo e come smettere di farlo ho dovuto fare attenzione a 4 cose: terrore, proiezione, accumulo e valutazione. E quindi la buona notizia è che puoi cambiare anche se hai 40-50 anni, puoi riprendere potere sulla tua vita con questa guida definitiva in cui ricapitoleremo come ho fatto a liberarmi della procrastinazione, tutte le indicazioni che funzionano e risolvono il problema immediatamente, quindi saprai cosa devi fare esattamente. Il primo motivo della procrastinazione, anche se rischio di essere un po' scontato nel dirlo, è la paura. Quello che sto per dirti invece è davvero importante. Ammetti di avere paura, paura di fare scelte sbagliate, paura che i tuoi sforzi siano vani, paura di fallire. La strizza ci fa agire solo quando la riconosciamo, altrimenti ci immobilizza. Le cose ci fanno paura perché cerchiamo di evitarle, procrastiniamo, troviamo delle scuse sperando che le cose poi vadano via da sole o con qualche aggiustatina veloce grazie a una tecnica, ma poi ci rendiamo conto che non vanno via e noi restiamo col dolore. Magari non vuoi affrontare quell'esame perché lo credi troppo difficile, o hai paura del docente, oppure eviti una persona per la paura di parlarci di una cosa e su cui avete un conflitto e quindi per offenderla o per perdere questa persona.
La prima cosa da fare è ammettere di avere questa difficoltà. La seconda è mettere la testa nella bocca del leone. Se non abbiamo paura, probabilmente non ci stiamo sfidando, non stiamo crescendo. E tra poco vedremo perché se vivi nella paura è perché eviti la paura. La radice è sempre l'incertezza, il dubbio. Ce la farò a affrontare quello che arriva. Se fallisco è perché credo che non ce la farò. Quindi per diminuire la paura dobbiamo aumentare la fiducia di farcela, qualunque cosa accada. Anche parecchio brutta, io credo di potercela fare. Il secondo motivo della procrastinazione è proiettare. Lascia che te lo dica. La regola da questo momento è non proiettare i pensieri, alimenta i pensieri. Adesso mi spiego, non accusare niente e nessuno di quello che ti capita o di come ti senti. Ti starei chiedendo, sì, ma che c'entra accusare all'esterno? Più dici che la colpa di quello che ti capita, che non ti piace, è degli altri o della sfortuna, più dai il tuo potere all'esterno e quindi diventiamo come una barchetta nel mare in tempesta. Come possiamo navigare senza farci sbattere qua e là dalle onde? Smettiamo di proiettare le cose brutte, diciamolo così, fuori, le catastrofi, perché gli studi dicono che il 90% delle cose di cui ci preoccupiamo e proiettiamo all'esterno poi nella realtà non succedono. Cioè sprechiamo 6 giorni a settimana a preoccuparci di fantasie. È più realistico introiettare delle cose belle. Più lo fai, più ci credi in questo, più è probabile che il tuo corpo, la tua testa si muoveranno per creare, realizzare cose belle. Ma non è come fare una doccia, non puoi farla un giorno e poi restare pulito per 10. Ci vuole attenzione ogni giorno. E sai che noi puntiamo molto sull'azione. E infatti il terzo motivo di procrastinazione è proprio legato a questo, l'abitudine a scappare dai leoni. Per dirlo con un'altra metafora, le navi non sono fatte per stare in porto. Susan Jeffers, che ha parlato molto di questo argomento, parla di abbracciare la procrastinazione, abbracciare la paura e poi divido, faccio a pezzi quello che devo affrontare, l'esame, lo studio. Cioè, un esempio, hai paura di non superare un test? Non studiare tutto insieme, dividi il compito, le materie e questo ti renderà fenomenale in una sola materia, poi nella successiva, poi nella terza. Alla fine sarai formidabile in 4 materie e sarai molto consapevole, crederai moltissimo in te. Un ultimo motivo della procrastinazione sono i segreti, cioè valutazioni troppo tenere o troppo dure con noi stessi. Stai attento, adesso arriva il bello. C'è un autore, uno psichiatra, si chiama Scott Peck, che ha scritto La strada meno percorsa e ha detto l'onestà è libertà. Ci consiglia di non fingere, altrimenti il cervello va in stress per evitare di dimostrare la verità. In pratica il cervello va in ansia quando dice una bugia. Questa è più facile da spiegare con un piccolo esempio. Immagina che una persona mi chieda se io so cucinare. Io dico di sì, dico una piccola bugia per evitare di dire di no e di fare una figuraccia, secondo me. Poi però con quella persona parlerò, magari un giorno mi dirà: mi inviti a cena, visto che sei così brava a cucinare, fammi assaggiare i tuoi piatti. E così magari i suoi amici e i miei amici. E io evito tutte queste persone, evito il discorso, costruisco bugie e scuse per evitare che vengano a cena, altrimenti mi scoprirebbero. Ecco, la catena di eventi che seguono la prima bugia è molto più dolorosa e problematica della paura di ammettere o un difetto o una mancanza. In pratica, all'esame, quando non sai una cosa, devi dirlo al professore. Sarà lui o lei a decidere se farti altre domande. Chiedi aiuto al professore, tanto più che le ricerche dicono che se lo fai, il professore si sente importante e in linea di massima ti metterà un voto più alto. Che poi, se ce l'ho fatta io, che ero il dio della procrastinazione, ti assicuro che puoi farcela
anche tu, e può farcela una persona cara a te che ti dà fastidio veder procrastinare. Condividi quello che sai ora, perché sono cose che sanno in pochi, e potrebbe essere questo il primo segnale che ti stai liberando da questa abitudine alla procrastinazione. Se vuoi aggiungere qualcosa, scrivi nei commenti, così le prossime puntate avranno il tuo contributo. Ci vediamo alla prossima puntata.